A Sant'Agata fu a lungo la residenza di Giuseppe Verdi. Meditazione in musica, un concerto con le più belle pagine della musica del maestro nel 116° anniversario della sua scomparsa. Stefano Maffizzoni al flauto, Davide Burani all'arpa, Paola Sanguinetti soprano, hanno svelato ancora altri segreti delle interpretazioni. Con intesa quasi alchemica, attivata da sguardi, gesti, suoni, voce sulle partiture verdiane, con segni d'attenzione per arie e romanze, sulla preghiera, la Vergine degli Angeli, pace, pace, mio Dio. Ogni tanto, un'anomala aggiunta al concerto, ma non troppo. La lettura di stralci delle lettere scritte da Giuseppe Verdi nella profonda quiete di Sant'Agata, dove si trovava a vivere con maggiore libertà, parole sue. Tanta gente, coinvolta dal vigore della musica di Verdi, con la sua musica diede una voce alle speranze, ai lutti, pianse ed amò per tutti, è stato scritto, ed è capace ancora di esprimere un mondo morale integro, compiuto, di suscitare risonanze interiori, di farci comprendere il significato della vita.